noi lasciamo un'azienda con 55.000 lavoratori. Io lo vorrei incontrare, quali sono stati i risultati di quello slogan che loro dicevano: lavoro, lavoro. Io voterei. Ma non può, perché gli impianti sono sempre in mano ai lavoratori a Torino, gli impianti. E ricordiamoci che questa azienda è stata difesa dai lavoratori anche nei periodi più bui. Quindi Marchionni deve comunque fare le sue valutazioni, non può dire io vado via. Lui può andare via, tanto con i suoi soldi come guadagna lui può anche decidere di andare via. Ma se lui va via che succede? Per la Fiat cosa succede? Succede che saranno costretti a riprendere una trattativa con tutte e tre le organizzazioni sindacali, e in special modo con la Fiat. Ma tanto chiudo lo stesso anche con l'accordo, chiudo lo stesso se vogliono. Se vogliono chiudere, chiudono anche con l'accordo. Anzi, guardi, probabilmente io spero che vinca il sì, perché non gli si dia una chance per dire non ci sono le condizioni. Ma io tra un anno, mi guardate? Tra un anno io sarò qui a vedere l'applicazione degli accordi. Tra un anno, facciamo così. Io spero che vinca il sì, non con larga maggioranza, che vinca il sì, così. 50-50. Vogliamo ritrovarci qui tra un anno, signora? Ci ritroviamo qui? Ma è stato già buttato dentro. Vabbè, lei lavora. Io sto lavorando ancora. Io ho lavorato. Tutti i giorni sono qua. Vabbè, allora, tra un anno, lei, signora, ci vediamo qui, va bene? Lei lavora qui? Sì. Che aria si respira dentro? Va bene. Ma in questi che giorni brutta. Che sti giorni c'è un po' di tensione, fa paura. Un anno lavoriamo tutto con la paura, perché domani ci possiamo trovare senza lavoro. Da quanto tempo lavora qui? Io? Dal 78. E con la mia vita l'ho consumato tutto qua io dentro. Io voglio veramente ci sia una vita. E adesso? Sì, a me ha votato. Questo contratto che devono fare adesso. Perché noi abbiamo lottato per 33 anni a avere i nostri diritti, adesso i nostri diritti ce li vogliono togliere. Non è... Anche sabato venivamo a lavorare qua. Abbiamo fatto tanti di quegli scioperi che abbiamo ottenuto quello. Adesso perché ce lo vogliono togliere? I nostri diritti. Posso chiederlo? E io non dico niente. Non si dicono. Ma comunque che clima si respira in questo momento fra i colleghi? Fa paura. Ci abbiamo tutta un'attenzione. O ci mettono fuori, o abbiamo i cassi integrazione. O chiudono i cancelli, qualche mattina veniamo e troviamo i cancelli chiusi. Tensione, c'è tanta tensione. E c'è la sua vita, la cuore loro. È certo che c'è la mia vita. Sono venuta da ragazzi, sono diventata vecchia qua dentro. Da quanti anni è arrivato a Torino lei? Io? E c'avevo 22 anni. Ed è arrivata qui per la Fiat? Sì, no. Sono venuta qua, che mi sono sposata. Poi sono venuto qua, ho fatto la domanda per la Fiat. Mi hanno assunto dal 78 che sono. Ma spero di arrivare alla pensione. Ma speriamo, che mi sembra che ogni anno passano sempre un altro anno, mentre che ci stiamo per aggrappare, un altro anno ancora, e poi ancora un anno per prendere i soldi. E poi come si fa a vivere quell'anno che non ci danno i soldi? Un po' prima.